Quante volte ci siamo detti che l'Italia non è un paese per giovani, ma un paese di vecchi? E i vecchi, se si passa questo termine, nell'ipersensibilità generale, bene, i vecchi sono quelli che hanno la ricchezza maggiore e lo nota il Censis nella sua fotografia, il suo report annuale sulle condizioni del paese. Le famiglie con a capo un boomer hanno un patrimonio che si stima essere più del doppio di quelle delle famiglie con i millennial. Secondo il Censis, la ricchezza dei patrimoni italiani è saldamente nelle mani dei più anziani e i più giovani attendono il loro turno per diventare eredi. Su questo ci sarebbe anche un effetto della denatalità, meno nascite e più eredi per creare quello che potrebbe diventare un imbuto dei patrimoni. In realtà il Censis ci offre anche dei dati molto interessanti, anche da vedere in chiave di denatalità. Il reddito degli italiani si è ridotto del 7% negli ultimi 20 anni. Parliamo ancora del caso del lavoro povero, del fatto che l'Italia sia l'unico paese in Europa in cui il salario non è cresciuto e adesso ci si lamenta che il PIL non aumenta in maniera proporzionale a quello che sembra essere il mercato del lavoro, che per il Censis il boom, l'occupazione record di quest'anno potrebbe addirittura trattarsi di una bolla destinata quindi a scoppiare. Intanto però i dati sull'occupazione sono più che positivi. Appunto, l'Istat ha fotografato un'occupazione record e sono ottimi anche quelli legati alla discesa della disoccupazione giovanile, un problema atavico in un paese di vecchi e per vecchi come è l'Italia, che scende poco sotto il 15,5% secondo il Censis. Un altro grave problema dell'Italia sarebbe da rintracciare nell'ignoranza diffusa, e qui diciamo piace un po' a tutti andare a spulciare quali sono le cose che il Censis, dove il Censis ci ha beccato in castagna. C'è chi crede che l'infinito l'abbia scritto D'Annunzio e non Leopardi, c'è chi crede che l'inno di Mameli l'abbia fatto Verdi, come se Mameli fosse una parte del titolo, insomma, cose del genere che ci restituiscono il quadro di una popolazione che sarebbe, secondo il Censis, ignorante, che si informa sugli smartphone e non sui canali tradizionali, ma tutto ciò è ovviamente un qualcosa di collaterale rispetto a un'altra notizia, questa che deriva ancora dal report Censis, secondo cui gli italiani, almeno poco più di un italiano su due, non crede più che il welfare pubblico basti per affrontare i rischi, e addirittura c'è chi crede, molti più del 60%, che il welfare, quindi il rischio della vecchiaia, dell'anzianità e dell'inabilità e della malattia, vada affrontato con i propri risparmi e non affidandosi alle strutture sociali. Quindi ciò ci fa capire anche una crisi fortissima anche dell'adesione, diciamo così, nella percezione che il cittadino ha dello Stato, e questo ci consente di trarre delle conclusioni anche in merito a un altro dato che ancora una volta il Censis fa notare, ossia che mai come quest'anno l'astensionismo aveva raggiunto punte come quelle che si sono registrate nelle regionali ultime scorse. Il fatto quindi, la fotografia che traccia il Censis del nostro paese, quella dunque di un paese di vecchi, di un paese che si sta crogiolando nella medietà, noi diremmo nella mediocrità, e che non riesce a fare un salto di qualità e che vive anche dal punto di vista economico una situazione paradossale, ossia il PIL che non sale ma sale l'occupazione, il turismo che corre ma non corre, l'industria che anzi rallenta, e sono delle situazioni che vanno affrontate dalle istituzioni, da chi di dovere, per
per fare dell'Italia un paese più adulto, sì, ma meno vecchio.